dopo la messa al bando del burkini in 3 città francesi sono scattate le prime multe. Lo scorso weekend a Cannes sono state elevate almeno 3, riferisce il quotidiano Le Parisienne. L'importo, 38 euro, è modesto, ma non la polemica, che anzi si accende sempre più. In un villaggio della Corsica si è arrivati a scontri fra nazionalisti corsi e turisti magrebini. Il burkini è incompatibile con i valori della Francia e la presa di posizione del premier Valls, che ha spiegato: non è un costume da bagno, ma l'espressione di una ideologia basata sull'asservimento della donna. Tuttavia Valls si è detto contrario ad una legge nazionale contro il burkini, inopportuna anche secondo il nostro ministro dell'interno Alfano, che ha dichiarato: le nostre risposte, seppur dure, non devono mai diventare una provocazione potenzialmente capace di attirare attentati. Intanto anche in Germania la CDU sta preparando una bozza per i casi in cui il burka potrebbe essere proibito. Ma è giusto impedire un simbolo religioso? Libertà è anche decidere come mostrarsi, o deve esserci comunque un limite? Io penso che i simboli religiosi debbano poter essere esibiti nello spazio pubblico, perché la religione è stata relegata allo spazio privato, ma non è una questione privata. Siamo di fronte molto spesso a degli estremi opposti. Ci scandalizziamo per il burkini, ma non ci scandalizziamo per la nudista. Io credo che siano due facce estreme della stessa medaglia, e ciascuna delle quali offende una parte di popolazione. Nel paese che si fa paladino della libertà, il lasciare ad altri esprimere in maniera, ovviamente, che deve darsi dei limiti, ma come codice vestimentario credo che uno abbia il diritto di poter esprimere la propria cultura nelle forme non offensive che ritiene.